Copiras, il Gusmi vince l'importante scontro diretto per la salvezza a Monastir 3-0, una gara diciamo senza discussioni. Benissimo il primo tempo, molto bene anche il secondo, credo una partita perfetta, forse il 3-0 è anche poco. Ma noi il 3-0 è poco, abbiamo giocato contro una delle squadre che reputo che ora come ora, cioè come adesso, è una squadra da playoff. Noi li abbiamo fatti ragionare, li abbiamo presi alti, li abbiamo preparata così e ci è andata bene perché abbiamo limitato tutte le loro fonti e va bene. 3-0, risultato giusto, poi è stato bravissimo Zanda in certe altre circostanze, però siamo stati bravi a non farli praticamente mai tirare in porta. Non siete stati bravi a non farli rientrare in partita, perché in queste gare avete chiuso sul 2-0 col vento contro nel secondo tempo, poteva essere riaperta, però avete continuato laddove avete finito nella prima frazione. Sì, ma infatti ma non devi cullarti sugli allori, noi siamo una squadra che deve giocare sempre al calcio, devi attaccare, poi se perdiamo perché sono più bravi di noi ci sta, però noi dobbiamo giocare sempre così, con cuore, con anima, con l'organizzazione che abbiamo. Sono viste sovrapposizioni, scambi, palla a terra, bei gol sia su palla nativa che su azione, è una grande condizione atletica. Sì, ma noi lavoriamo per questo, noi ci alleniamo duramente per cercare di ottenere questi risultati. Poi è quello che proviamo, cioè io sono molto contento perché poi lo mettono in pratica, lo mettono in atto, a volte va bene, a volte ti va male. Il Guspini negli scontri diretti sta facendosi valere, perché nell'altra trasferta avete vinto 3-0 a Urroli, 3 gol avete fatti anche a Valle Doria, una classifica che si è letteralmente trasformata da qualche giornata a questa parte, dall'ultimo posto per la prima volta fuori dai play-out. Sì, noi stiamo facendo un cammino straordinario, impensabile sino adesso, perché poi se tu guardi nelle ultime 9 giornate penso che solo il Castigliato l'abbia fatto meglio di noi. Però non abbiamo fatto ancora niente, noi siamo ancora lì, nelle sabbie mobili e dobbiamo stringere i denti per mantenere quello che abbiamo conquistato sino adesso. Non sarà facile perché poi ci aspettano partite durissime, la prima viene domenica, però io quando arrivo a questo punto ricordo sempre da dove siamo partiti, quindi per me è già un successo giocarci la salvezza. Cosa ti ha soddisfatto della squadra, perché credo che sia stata perfetta, ma soprattutto l'approccio di tutti, dal più giovane ai più anziani? Guarda, io non dimentico che oggi ci mancavano 3 grandi, quindi abbiamo giocato con più ragazzini. Senza Zeadi, senza Uche? Senza Zeadi, Uche, Duepis, Serpi, Porta, e quindi poi alla fine, ma non per chi ha giocato, perché poi io non cerco mai le assenze. Poi alla fine avevi in panchina Zeadi che non poteva giocare, Melas che non poteva giocare, quindi per fare il numero. Quindi questo è un gruppo, veramente un bel gruppo, che vuole uscire fuori al più presto da questa classifica che non gli appartiene. Gara sbloccata da Uliana, che hai fatto giocare a sinistra, l'hai riportato in mezzo, grande stagione sta facendo. Poi il gol di Luca Flores, il 2000, che insieme al gemello Bruno sono inseriti alla perfezione, stai facendo giocare da diverse gare a questa parte, diciamo non ti metti scrupoli nello schierare i 2000. No, ma anche perché per me hanno poco e fuori quota, hanno solo l'età. Voi li vedete in campo come giocano, con personalità. Uliana a me mi ricorda un po' come giocavo io, se lui un po' si frena la sua voglia di attaccare, di fare, diventa un bel giocatore sicuramente, e lui lo sa perché glielo dico sempre. C'è stato tra il gol di Uliana e quello di Luca Flores il gol di Damiano, difensore che è arrivato a dicembre, si è inserito bene e sta facendo anche lui benissimo. Ma Jacopo, io gliel'ho detto anche settimana, sto rivedendo il Damiano che ammiravo tanti anni fa. Jacopo è un bel giocatore, è uno che in eccellenza fa la sua figura. Io sono contento che sia tornato a livelli di qualche anno fa. È una mia soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Il rientro di Viani è andato benissimo, gli interventi anche in fase difensiva, in scivolate, gli assist, e Corona lo stesso molto bene. Potevano fare gol, non l'hanno fatto, ma sono importantissimi per il vostro gioco d'attacco. Sono fondamentali per quello che vogliamo noi, per quello che voglio io. Sono due giocatori veramente bravi, cioè giocatori che
si sacrificano prima di tutto per la causa e poi quando hanno la palla avete visto anche oggi cosa combinano. Come si può frenare questo entusiasmo? Perché i ragazzi sono entrati negli spogliatoi, ovviamente urlando perché è giusto, dopo aver sofferto per tante giornate, essere adesso in una bella classifica, ma siccome non è finita e diciamo, gli ostacoli sono tanti ancora da superare, cosa bisogna fare? Ora, si lavora e si suda per questo, per gioire, e è giusto che gioiscano. Poi da martedì sanno già cosa gli aspetta, cosa ci aspetta. Una partita, un altro spareggio, partita col Ghilarza che è fondamentale per la nostra, per il nostro cammino. Lì deve essere l'allenatore bravo a smorzare un po' tutto. Anche perché è la settimana del carnevale, quindi bisogna. Cosa bisogna Sì, fare? Bisogna festeggiare un po' e poi essere ma sul no, non mi campo. interessa, non è una festa che mi piace tanto a me, queste maschere, però è giusto che gli piace, che festeggi, poi ci penserò io a avere un po'. Grazie mister, complimenti per la grande gara di oggi, in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie a voi.